Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi torniamo ad avere un nostro ospite nel canale, un ospite che abbiamo visto qualche tempo fa, e Giulio di The Shield of Wrestling ci torna a parlare di un gruppo che ha suonato appunto in WWE. Un gruppo che veramente ci sarebbe da parlarne per ore ed ore. Un gruppo che, come avete visto, sono i Motorhead. E io penso che, non so, prima o poi arriverà un video dedicato a Lemmy, ma non so quando, perché effettivamente mi rendo conto che per parlare di Lemmy bisogna veramente studiare tanto e non lo conosco abbastanza a fondo per poterne parlare ancora. Per cui vorrei un attimo evitare per conoscerlo un po' meglio, però diciamo che per fare un video un po' più tranquillo, mentre si parla appunto di lui con la sua splendida amicizia che ha avuto con Triple H, beh, questo penso si possa fare. E chi meglio di Giulio di The Shield of Wrestling ce ne può parlare? Io lascio subito la parola a lui e magari dopo facciamo alcune altre considerazioni. Non so, magari vi dico qualcosina in più. Ciao a tutte le amiche e a tutti gli amici del canale YouTube di Frank, il mio amico Frank Horseman. Io sono Giulio Prosperi, ci siamo già visti qualche mese fa per i video sui Limp Bizkit e oggi abbiamo un nuovo video che è stato annunciato proprio dal buon Frank. Prima di parlarvi di quello di cui voglio parlarvi, voglio ringraziare lo stesso Frank, che ora sapete, conoscete per chi segue questo canale, scusate, da Ghele per un video importante dove si è messo a nudo e dove ha permesso anche a me di prendere ispirazione per fare un qualcosa di simile su altri argomenti, magari, ma ci tenevo a ringraziarlo qui pubblicamente. Allora, oggi parliamo dei Motorhead e in maniera particolare parliamo di Lemmy, vabbè, allora, non sono chiaramente io a dover parlare di metal, heavy metal, rock, hard rock, perché non sono io uno specialista di questa disciplina, ma come dice il buon Frank, adesso torniamo a chiamarlo Frank, io ho preso questa musica che stimo, che apprezzo, che sento e la metto dentro il wrestling perché c'è una fortissima connessione. Come sapete, io collaboro con The Shield of Sports, questo gruppo editoriale che si occupa di wrestling. Per chi altri, soprattutto di voi, non solo uno, fosse interessato, ci trovate chiaramente sul web, anche sotto la voce di The Shield of Wrestling e Fight The Shield of Wrestling, ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram. E il mondo del wrestling è permeato dalla musica, tra cui le musiche d'ingresso. Allora, il buon Frank mi ha detto: Giulio, mi realizzi un video come quello dell'altra volta sui Lint, parlando però questa volta dei Motorhead e di Lemmy in maniera particolare? Allora, partiamo subito dall'incidente diplomatico. Lemmy Kilmister o Kilmister, io la pronuncia dell'inglese, figuriamoci del britannico, non la conosco, quindi d'ora in avanti è sempre Lemmy dei Motorhead. E c'è però anche un motivo perché d'ora in avanti è sempre Lemmy dei Motorhead, perché, e qui faccio l'unica divagazione a tema dove magari se volete potete anche criticarmi, quando lui viene a mancare nel 2015, quindi poco più di 7 anni fa, il gruppo si ferma, si scioglie, va in stand-by. Per carità, questo è capitato a tanti altri gruppi nel mondo della musica e non soltanto verso il metal, il rock o affini, no? È capitato, pensiamo anche ai Nirvana. Poi una parte di loro sono risorti, sono ripartiti come Foo Fighters. Però mi viene da pensare che Lemmy è un personaggio tale per cui c'è, non bisogna dire il cognome, basta il nome, Lemmy. Per il Nirvana, ad esempio, si usava più il cognome per identificare per identificarci con Kurt Cobain, veniva in mente Cobain dei Nirvana, forse perché Kurt è un nome negli Stati Uniti un filo più diffuso. Tolta questa divagazione, dove potete chiaramente criticarmi, andiamo a parlare non tanto di correnti di metal e di metal, perché ripeto, io non lo so e guardo in maniera molto laica. Se sentite strombazzare, sono in metropolitana, no, non è vero, sono in un quartiere dove fanno casino a tutte le ore della giornata, compresa la domenica mattina alle 10. Arriviamo a noi.
Io ho conosciuto i Motörhead nel momento stesso in cui ho cominciato a seguire il mondo del wrestling. Ho 34 anni, ho cominciato una ventina di anni or sono. Mio Dio, quanto sono vecchio e da quanto tempo seguo il wrestling. I Motörhead sono associati a questo mondo perché Lemmy è stato un grande amico di Triple H. Triple H è uno dei wrestler più importanti della storia del wrestling, si è ritirato da poco perché non può più combattere, anche lui va per i 55 anni e soprattutto per una buonissima fetta della sua carriera ha avuto come dance song, come musica d'ingresso The Game. Time to play the game, è il momento che si faccia questo gioco. Triple H è uno che ha vinto decine, decine, decine e ancora decine di titoli in WWE, le male lingue dicono perché è stato anche perché è sposato con Stephanie McMahon, la figlia del proprietario, io dico perché un heel, un cattivo come Triple H ce ne sono ben pochi. Adesso lui ha un ruolo dirigenziale, non solo on screen, anzi on screen no per niente, lo ha off screen, anche se lo hanno depotenziato, soprattutto nell'ultima gestione di NXT, ma togliendo quella che è troppa parte di wrestling arriviamo a noi. Triple H è stato un wrestler dominante, chi non lo conosce vada a cercare i video, veda che lottatore è stato, lo riconoscete per la folta chioma, per i capelli lunghi, perché spesso e sovente è andato in giro vestito come Conan il Barbaro, ci è anche entrato vestito così in quel di WrestleMania in alcune occasioni sul suo trono, perché lui era conosciuto come il King. Tanti altri wrestler sono stati conosciuti come King, ma lui era Kings of Kings. E qui si parla di un altro brano che ha accompagnato Triple H dal 2006 e poi anche dal 2013 in avanti, e cioè The Kings of Kings, il re dei re. E qui c'è anche un rimando in terra biblica, se vogliamo. Ma togliamoci anche da quell'argomento che è sempre scottante. Ora, arriviamo a noi. Lemmy e Triple H, sono stati grandi amici e lo stesso Triple H ha fatto più interventi in favore, anche un ultimo dopo la sua scomparsa, di Lemmy chiaramente, in favore dell'amico, dove ne ha parlato come di un personaggio col quale lui si trovava in una sintonia clamorosa, permettetemi il termine. Ecco. Quello che voglio dire è che i Motörhead si sono sposati benissimo con il mondo del wrestling, hanno fatto due apparizioni a WrestleMania 17, a WrestleMania 21, i due eventi più importanti dell'anno in WWE e forse nel mondo dello sports entertainment. Curiosità, entrambe le volte che sono apparsi dal vivo, poi Triple H ha perso, prima contro The Undertaker e poi contro Batista. Quello fu il primo vero pay-per-view che ho visto per intero nel 2005, WrestleMania 21, e poi magari a Triple H gli fu dato, come dire, il contentino di vedere la sua band preferita esibirsi per lui dal vivo. Però era un rapporto tra pari, Lemmy da una parte, Triple H dall'altra, ognuno gigante nel suo settore. Contributo che hanno dato al mondo del wrestling, prendete queste damn song, prendete anche il pay-per-view a Forgiven 2008, dove la damn song del pay-per-view è Rock Out. Avete presente che per tanti anni Triple H andava in giro con quel super baffo vuoto al centro? Lo ha utilizzato anche Kenny Omega lo scorso anno, qui parlo di All Elite Wrestling. E chi è un altro personaggio che andava in giro con quel baffo vuoto al centro? Mi viene da pensare proprio Lemmy. Coincidenze? Tributi? Oppure visioni dello stesso tipo? E chi lo sa? E chi lo può dire? Devo dire però che ultimamente sono sempre meno le band metal, heavy metal, rock, hard rock, quello che volete, ma purché rimaniamo in questo tipo di macro genere, a scrivere dance song per i lottatori. La musica sta cambiando molto, tanto spesso, troppo sovente ci sono delle schitarrate e basta, non ci sono dei brani come questi, perché questi sono brani. Uno pensa, nel mondo del pro wrestling tu ti ascolti dei brani che sono stati fatti appositamente per un lottatore. Sì, ma non è così. Sono brani di tale bellezza che tu li porti anche ai tuoi concerti e li ascolti perché ti piacciono. C'è una grossa differenza tra un brano che nasce per un lottatore e lo ascolti tu perché magari ti piace, ma non lo porta un cantante in un suo concerto, e brani che invece un cantante porta al suo concerto perché sono pezzi che piacciono a chiunque. Poi capita molto spesso che nel mondo del wrestling che si comprino i diritti di altre canzoni ed è fatta, lì c'è un gioco di riconoscibilità. Mi viene in mente, faccio un nome su tutti, John Moxley, conosciuto come Dean Ambrose in WWE e ora in All Elite Wrestling, adesso da un anno a questa parte va in giro con Wild Thing, che qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto anche come dance song di Onita in Giappone, e soprattutto come anche l'avete sicuramente ascoltata se avete visto quel film, non so dire se trash o a metà tra serie B e serie A dei film, Major League,
qui però parliamo di 35 passa anni fa, una roba del genere. Molto tempo fa Charlie Sheen era ancora un attore che riscuoteva un grande successo, ancora giovane, in quel di Hollywood. Va bene, ho fatto anche questa piccola divagazione, chiudo qui il mio video per dire che i grandi gruppi fanno solo bene al wrestling, il grande metal e anche il grande rock fanno solo bene al wrestling. Lemmy non è più con noi, Motorhead in questo momento, cioè in questo momento è chiaro che finisce una parentesi, come finisce per tutti, come è finita per i Queen in un certo senso, che poi hanno prodotto altro, ma senza Freddie Mercury non erano più quei Queen. Poi ci sono altri gruppi che invece vanno avanti. Io ad esempio a teatro, io sono un attore, porto avanti uno spettacolo sui Pink Floyd, che nonostante le loro varie scissioni da Syd Barrett prima o da Roger Waters dopo che se n'è andato, e beh, anche perché lì le cose sono finite male per un motivo o per l'altro, anche solo per odio tra i componenti del gruppo, non si sono mai più interamente riuniti. Cose che possono capitare. Se ci sarà qualcosa di nuovo all'orizzonte sui Motorhead, ci sarà un aggiornamento. Io per il momento vi saluto. Saluto tutte le amiche e tutti gli amici del canale YouTube di Frank Orsman. Saluto il buon Daniele, io ti chiamo così. Avrò detto un sacco di castronerie, tolti gli errori grammaticali e concettuali, fatemelo notare senza particolari insulti. O se volete farli, fateli. No, va bene, dai ragazzi. Ci sentiamo alla prossima, stiamo già preparando un altro video. Vi voglio dire su chi è il prossimo video. Non vi dico il nome, ma è sempre su di un gruppo che ha a che fare col mondo del wrestling. Perché chiaramente io sono qui con questa mansione e voglio completare il mio trittico. Limp Bizkit, Motorhead e chi sarà il prossimo, terzo e ultimo gruppo, lo scoprirete nel prossimo video. Per il momento è tutto, una buona giornata da Giulio Prosperi, a presto, ciao! Beh, in conclusione, in realtà c'è veramente poco da dire. La prima cosa che volevo dire è quello che ha nominato Giulio, in poche parole, il baffo che ha Triple H e che ha Lemmy. In poche parole è solamente il baffo a barba da motociclista che hanno praticamente i motociclisti. Se ci pensate, sia Lemmy che Triple H erano Triple H, diciamo, che ha preso questa passione proprio da Lemmy, è palese. Sì, l'ha fatto, diciamo, per omaggiare Lemmy già da quando, poi l'avete visto anche dalla foto, l'ha fatto per omaggiarlo e un po' per, diciamo, avete presente quando hai un idolo e vuoi imitarlo a tutti i costi? In poche parole, diciamo che è un po' così la situazione. Infatti, devo dire, uno dei miei sogni è appunto avere la barba da motociclista già da quando appunto avevo 12 anni che seguivo il wrestling e avevo visto appunto Triple H. Immaginate quanto anch'io voglia imitare appunto i miei idoli, diciamo. Peccato che, ma è una gioia perché cresce solo qua sotto. E quindi niente, in poche parole Lemmy e Triple H sono, diciamo, due motociclisti incalliti. E quella che vedete appunto è la barba da motociclista che hanno praticamente tutti i motociclisti. Che dire di Triple H? Triple H, vi do un mio pensiero così. Triple H è stato veramente un grandissimo wrestler, è stato un grandissimo heel, è stato un grandissimo face. È difficile da dire perché, nonostante tutto, anche quando magari sembrava fosse face, non era propriamente face. Triple H penso che abbia raggiunto il suo culmine quando appunto è diventato, quando ha preso in mano appunto la situazione ad NXT, come diceva Giulio. NXT, quando era appunto lo show giallo nero che aveva moltissime promesse, era lo show, io penso sia stato lo show di punta della WWE, quando c'era appunto qualche anno fa la war, se così vogliamo dire, con la All Elite, che c'era la guerra di ascolti. E in quel momento io ancora seguivo NXT e lo seguivo veramente, veramente. Non vedevo l'ora che arrivasse il mercoledì per vedere appunto NXT, perché c'erano personaggi del calibro di Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, di Revival, c'era Velvet in Dream, c'era ancora Bayley, Asuka. Ho seguito comunque sia quel periodo proprio di fioritura di NXT che veramente ne valeva la pena. E vi dirò di più, calcolate che in quel periodo addirittura il secondo miglior match dell'anno l'hanno fatto i Revival contro i DIY, ed è stato un match di coppia, io l'ho visto, era se non sbaglio ad un pay per view, però è stato uno dei match più belli di sempre. Detto questo, ho parlato poco di musica, vabbè, i Motorhead in realtà c'è veramente poco da dire. Allora raga, sto in fase di montaggio come vedete,
e ovviamente giro, eccomi. E io sono 2 o 3 volte e mi sono reso conto di aver detto c'è poco da dire sull'Emmy. Ovviamente il c'è poco da dire è inteso c'è poco da dire. L'Emmy è una leggenda, punto. Cioè, inteso su quello. Non mi cominciate a blastare di dell'Emmy c'è. Non è vero che c'è poco da dire. Lo so. Il mio c'è poco da dire è inteso c'è. C'è poco da dire. L'Emmy è una leggenda, punto. Quello. Spero che non ci sia bisogno di fare questo, diciamo, appunto, però, visto che ultimamente qualcuno che viene a vedere i video che non mi conosce fa storie, per cui, meglio preciso. Motorhead sono state delle leggende enormi. Vi ripeto, sarebbe da parlarne a parte, perché veramente Lemmy Kilmister ha lasciato un patrimonio, veramente un'eredità enorme. Cioè, qualsiasi persona non può non conoscere Lemmy. Che sia nel wrestling, che sia fuori dal wrestling, Lemmy veramente è stato onnipresente da qualsiasi persona che ascolta questo genere. È come un padre, è come un padre per tutti quanti noi. C'è veramente poco da dire su Lemmy. Ovviamente dedicherò un video a parte. Niente, oggi parlerò poco di musica perché diciamo che vedere i Motorhead a WrestleMania, se non l'avete visti, andatevi a vedere perché sono troppo belli. Diciamo, ecco, la cosa che voglio ricordare di Lemmy, come suonava il basso, cioè, era un bassista veramente enorme. Poi mi piace ricordarlo perché lui aveva sempre il microfono alzato così e cantava tipo, si doveva come si alzare per, non so come facesse, se ci stesse comodo oppure no. Signori, io penso di aver detto tutto quest'oggi con questo contenuto un po' più tranquillo, se così vogliamo dire. Io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, e grazie per averci seguito anche oggi. Io vi rimando alla settimana prossima e se il contenuto vi è piaciuto e pensate che me lo merito, ce lo meritiamo, ecco, lasciate un bel like. E se vi interessano queste tematiche, io vi consiglio di iscrivervi al canale così almeno non vi perdete i prossimi contenuti. Signori, grazie ancora di tutto, grazie per aver seguito questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca la settimana prossima, se tutto va bene, con un prossimo contenuto. Ciao a tutti.